modo di fare le cose. Bisogna però avere la convinzione di essere sulla via giusta, e noi l'abbiamo, e questa convinzione è molto corroborata da quello che ci trasmette il mondo, i paesi, perché il punto fondamentale da cui partire è che l'esposizione universale è un'esposizione di paesi. Saranno i paesi che verranno a Milano a dire come la pensano sull'alimentazione, a portare le loro proposte, a portare il loro messaggio. Certo, quando si parla di questo comandamento e quindi del santificare le feste e quindi del lavoro, una cosa importante da ricordare è che noi vediamo dall'Italia, dall'Europa, il mondo in crisi, lo definiamo in crisi, gli occhiali italiani sono occhiali che portano una visione in crisi, di crisi, ma il mondo non è mai cresciuto così tanto negli ultimi 50 anni e tutti questi paesi che crescono però guardano, e qui sta la nostra opportunità, al nostro paese come a un paese che dà dei riferimenti culturali, storici, sociali, dove ancora si sta bene, dove si vive bene, dove ci si alimenta bene. Quindi di base il punto fondamentale è che capita in un momento storico che è delicato ma offre una grande opportunità. Ma quanto può valere per il nostro paese in termini economici in Expo 2015? Ho visto 140 paesi e forse anche di più arriveranno qui a Milano e sarà una grande sfida per l'Italia. Sì, potremmo snocciolare un po' di numeri, questi paesi investiranno circa 1 miliardo per costruire i padiglioni e per la loro presenza, si calcola che l'indotto turistico sarà di 5 miliardi, ma io credo che al di là di tutto è importante capire cosa il nostro paese potrà lasciare come segno, perché il tema dell'alimentazione è un tema di primaria importanza. Pensate alla sicurezza alimentare, è importante in Italia, ma è importante in Cina, è importante altrove. Ora, ecco, anche da questo punto di vista il mondo associa molto l'idea dell'Italia all'idea dell'alimentazione. È il nostro tema. Quindi anche da questo punto di vista... Il rispetto delle regole, no? Perché noi viviamo in un paese dove si rispettano le regole e in tanti altri paesi queste regole anche sul lavoro non sono rispettate. Per cui la competizione globale esiste fino a un certo punto, perché se tu paghi un operaio $1, allora al giorno, al minuto mi pagano 2 centesimi in alcuni paesi, non gli danno niente. Allora su questo credo che grandi eventi come Expo servono anche per far scuotere l'altra parte del mondo, perché se non rimaniamo solo noi a rispettare le regole non ha più senso. Perfetto quello che dice, in fondo la magia dell'Expo è questo, offrire 6 mesi di palcoscenico, 6 mesi di dibattito che sì parte dal tema dell'alimentazione ma che di fatto porta a questo confronto. Di nuovo sul lavoro, immaginate che in quei 6 mesi, cioè vorrà dire 184 giorni in cui noi apriremo la mattina alle 9 e chiuderemo a mezzanotte, e di notte ci sarà tutto un sistema per togliere i dati, tanto per capire, verranno portate all'interno 300 tonnellate di derrate alimentari, verranno portate fuori 100 tonnellate di rifiuti, c'è una macchina che va in continuo. Ecco, questo però ci pone il tema da un lato di come permettere a tutti però di santificare le feste, ma dall'altro lato ci pone il tema di riuscire a far funzionare questa macchina in continuo. E quindi ne parliamo con le parti sociali, ne parliamo con il ministro Giovannini, e quindi anche Pisapia ha avuto un ruolo, ovviamente sì, il nostro sindaco ha un ruolo, tensioni iniziali che poi adesso sono sfociate in un progetto unico, perché poi alla fine anche nelle difficoltà noi italiani riusciamo a arrivare. Nell'emergenza dovrebbe essere tutto normale, invece ci riuniamo e alla fine ce la facciamo. Abbiamo bisogno un po' di queste scosse, sì, per unirci. Però vedo che lei è uno che non ha problemi. Ma sì, ma sì, credo che questa sarà un'opportunità grandiosa per la nostra città, per il nostro territorio. Pensiamo l'ultima cosa che voglio dire, pensate che nel 2015 ci saranno a Milano, verranno a Milano, se come riteniamo siamo già a 128 paesi che hanno aderito, verranno a Milano più di 100 capi di Stato, più di 600-700 ministri. Nella nostra gloriosa storia del Regno d'Italia, che nasce nel 1861, ad oggi non è mai successo che 700-800 ministri mondiali venissero in Italia in 6 mesi. Quindi noi saremo con lei, una grande sfida, un applauso, e ha bisogno del sostegno di tutti.